Finalmente, è giunto il momento di dipingere un quadro più realistico di un presunto grande imperatore che è stato stilizzato principalmente dalla Chiesa cristiana per essere stato eccellente per l'impero romano, ma che in realtà avrebbe fatto un danno incredibile al tessuto stesso di Roma. Spero di riuscire a convincervi che, contrariamente alla credenza comune, furono Teodosio e le sue azioni a contribuire notevolmente alla caduta dell'impero romano d'Occidente. Molto spesso, gli imperatori che erano presumibilmente grandi, come Costantino o Giustiniano, erano grandi solo per un gruppo selezionato di persone, ma assolutamente non grandi per tutti gli altri. Ho già analizzato Costantino e Giustiniano in questi due video, e proprio come con quei due imperatori, anche Teodosio è stato reso grande dalla Chiesa cristiana, perché ha promulgato molte politiche pro-cristiane, ma per tutti i non cristiani, anzi, anche per il tipo sbagliato di cristiani, è stato un disastro assoluto. E forse l'imperatore romano più intollerante. Ma la storia è scritta dai vincitori, e sappiamo che il cristianesimo ha prevalso non solo sul politeismo greco-romano, ma anche su tutte le altre forme di cristianesimo, come l'arianesimo. Tutti sono estinti, e Teodosio ha svolto un ruolo cruciale in quell'atto di massima intolleranza religiosa. Dopo la disfatta di Valens nella battaglia di Adrianopoli nel 378 d.C., l'impero romano d'Oriente era in una posizione delicata. L'imperatore Valens morì in battaglia e molte legioni comitatensis orientali e alti ufficiali perirono. Successivamente, i Goti vagavano per i Balcani saccheggiando e devastando numerose città senza resistenza. Fu allora che la scelta per il nuovo imperatore romano d'Oriente cadde su Teodosio, che si era guadagnato fama come comandante militare contro i Sarmati. Divenuto imperatore all'inizio del 379, reclutò immediatamente quante più persone possibili nelle file dell'esercito romano d'Oriente, anche agricoltori e minatori. Anche l'automutilazione non sarebbe più stata sufficiente per evitare questa coscrizione di massa, ma qui ha già commesso il primo grande errore. Avido di recuperare gli uomini perduti di Adrianopoli, arruolò molti mercenari gotici nell'esercito romano, i cosiddetti foederati, barbari al servizio di Roma. Anche se potrebbe essere sembrata una buona idea arruolare disertori gotici nelle legioni romane, avrebbe dovuto sapere che far combattere i Goti contro i Goti avrebbe potuto portare a qualche problema. Così, nel 380 d.C., subì una sconfitta contro i Goti proprio perché i suoi foederati gotici avevano problemi a uccidere i loro stessi parenti, e quindi i Goti che vagavano nei Balcani non potevano essere sconfitti. Non furono cacciati dal territorio romano e si stabilirono in Tracia due anni dopo, dove sarebbero rimasti per circa 20 anni nominalmente combattendo per Roma, ma in realtà stabilendo un regno indipendente de facto sul territorio romano. Questo avrebbe già stabilito il pericoloso precedente di permettere alle tribù germaniche di stabilire i loro propri domini all'interno dell'impero romano, che qualche decennio dopo avrebbe mandato l'impero romano d'Occidente in una spirale discendente che avrebbe visto la sua dissoluzione. Inoltre, avrebbe detto alle altre nazioni barbariche che stabilirsi all'interno dell'impero romano era diventata una possibilità reale, incoraggiando altri a provare lo stesso. Ma dove Teodosio fallì con i Goti, fu vittorioso contro l'usurpatore Magnus Massimo. Come così spesso nella storia romana, fu di nuovo la Regno Unito dove sarebbe nato un nuovo potente usurpatore, e Massimo fu proclamato imperatore dalle truppe romane britanniche nel 383. Dopo alcuni anni di stallo, Teodosio riuscì a sconfiggere Massimo nella battaglia di Poiuvia nel 388, eseguendo successivamente l'esecuzione di Massimo. Come potete immaginare, non si recuperarono le legioni occidentali perse in battaglia. La guerra civile indebolì l'impero occidentale, privandolo di truppe vitali necessarie 20 anni dopo, quando barbari invasero l'Occidente. Nel 390 si verificò un evento controverso, in cui presumibilmente Teodosio ordinò il massacro di migliaia di civili nell'ippodromo di Tessalonica. Ma c'è solo una fonte per questo evento, ovvero la storia ecclesiastica di Sozomeno, che scrisse circa 50 anni dopo. Ma il coinvolgimento di Teodosio è contestato, e quindi dobbiamo analizzare questo evento in un altro video. Ma non possiamo dimostrare che fosse davvero coinvolto, quindi voglio essere giusto qui. Non possiamo attribuirgli un evento così controverso. Se pensi che Patreon o l'abbonamento YouTube non offrano sufficienti benefici, sostieni lo sponsor di questo video, Skillshare. Skillshare è una comunità di apprendimento online con migliaia di corsi in 150 paesi per l'acquisizione divertente di nuove competenze. Vuoi crescita personale? Vuoi imparare nuove abilità per la tua attività?
Su Skillshare trovi corsi per ogni cosa. Skillshare offre tutto, dalla modifica all'illustrazione, alla programmazione. Ho guardato il corso Advanced Video Editing con Adobe Premiere Pro di Jordi Vandeput su Skillshare per imparare nuovi trucchi di montaggio. Questo è un ottimo corso in cui puoi riapprendere tutte le funzioni di Adobe Premiere Pro, che è il programma con cui modifico tutti i video per questo canale. Se desideri avviare un canale YouTube o realizzare un video sulla storia romana, il corso di Jordi Vandeput su Skillshare è l'ideale. Lo spiega super bene in 34 brevi lezioni, ognuna di solo pochi minuti. E dopo aver seguito l'intero corso saprai davvero come modificare i video. Puoi fare lo stesso o simile tramite questo link Skillshare di Majoriano, disponibile anche nella descrizione. Riceverai quindi un'offerta di prova gratuita di un mese per Skillshare, ma non esitare troppo a lungo perché questa offerta è valida solo per le prime 1000 persone. E utilizzando questo link, allo stesso tempo supporti anche questo canale qui. Julius Valerius Majoriano sarebbe orgoglioso. Grazie Tibiago amici, ma quello che possiamo assolutamente rimproverare a Teodosio è che fu lui a rendere il generale Franco Arbogast Magister Militum dell'Occidente nel 391 d.C. Prima che Stilicho diventasse Magister Militum dell'Occidente, un barbaro raggiunse per la prima volta il grado più alto nell'esercito romano occidentale, creando un pericoloso precedente. Teodosio reclutò goti sleali nell'esercito romano che si dimostrarono molto inaffidabili. Avrebbe permesso il primo regno barbarico sul territorio romano. Ed è stato anche lui a permettere che l'esercito romano occidentale fosse guidato da generali barbari. Così, Teodosio ha svolto un ruolo fondamentale in un processo pericoloso in cui la gerarchia imperiale romana sarebbe stata sempre più dominata da persone di discendenza germanica, che avrebbe portato direttamente a qualcuno come Ricimero, che si affermò negli anni 450, e che avrebbe poi giocato un ruolo cruciale nel crollo dell'impero occidentale. Perché già un anno dopo che Teodosio si ritirò dall'Occidente a Costantinopoli, quindi nel 392, l'imperatore occidentale Valentiniano II si suicidò, molto probabilmente spinto a questo gesto dal Magister Militum Arbogast. E Arbogast si dimostrò molto sleale perché avrebbe nominato Eugenio un retore romano che risiedeva nella città eterna per diventare il nuovo imperatore romano d'Occidente. Questo avrebbe ricondotto alla guerra civile. Tratteremo Eugenio in un altro video, un imperatore sottovalutato e tollerante religiosamente che avrebbe reintegrato il politeismo greco-romano in Occidente. Sotto di lui i templi romani riaprirono, la fiamma di Vesta nel foro romano bruciò di nuovo, e l'antico culto fu praticato apertamente un'ultima volta. Ma non doveva durare, perché nel 394 il destino del mondo fu deciso alla battaglia del fiume Frigido. Realizzerò un video sulla battaglia, spesso ignorata ma estremamente rilevante. Eugenio e Arbogaste subirono una sconfitta come nel 388 contro Magnus Massimo, con la distruzione di molte legioni romane occidentali, la morte di numerosi soldati e ranghi mai ricostituiti. Quindi queste guerre civili furono disastrose per l'Occidente e Teodosio ha avuto un grande ruolo qui nel distruggere molte legioni occidentali. L'impero occidentale avrebbe avuto un disperato bisogno di quelle legioni 12 anni dopo e penso che se fossero ancora vive, l'impero romano d'Occidente avrebbe potuto sopravvivere. Ma anche se Teodosio vinse la battaglia del fiume Frigido, commise un altro terribile errore. Dopo la sconfitta del 380 attribuita ai foederati goti inaffidabili, non si fidò mai più completamente di loro. Quindi cosa ha fatto? In quella stessa battaglia mandò avanti i goti per attaccare l'esercito di Eugenio e Arbogaste, dove oltre 10.000 goti furono uccisi. Quindi, anche se Teodosio ha vinto, molti goti sono morti nella battaglia del fiume Frigido, cosa che avrebbe comprensibilmente causato un grande risentimento all'interno delle file gotiche contro i romani per un trattamento così oltraggioso. E questo è ciò che avrebbe portato direttamente ad Alarico e alle sue rivolte contro i romani, che avrebbero culminato direttamente nel sacco di Roma del 410 e nell'istituzione del regno visigoto alcuni anni dopo in Aquitania. Le basi per questo furono poste da Teodosio stesso alla battaglia del fiume Frigido per il suo trattamento inumano dei suoi foederati goti. Queste erano già tutte azioni piuttosto cattive, ma in nessun'area era così intollerante e brutale come riguardo alla pratica della religione, perché spesso pensiamo che il politeismo greco-romano fosse già in declino sotto Costantino e che i cosiddetti pagani, che tra l'altro è un termine dispregiativo inventato dai cristiani, si convertissero al cristianesimo di loro spontanea volontà.
Ma in realtà furono le leggi di Teodosio a proibire esplicitamente il culto degli antichi dei sotto pena di morte, che avrebbe di fatto sigillato il destino dell'antica fede greco-romana. Dopo la sua vittoria su Eugenio nel 394, fece chiudere tutti i vecchi templi nell'impero romano d'Occidente persino a Roma stessa, dove la popolazione era ancora prevalentemente pagana. Questo avrebbe portato a molte rivolte religiose, in cui molti pagani e cristiani morirono in violenti scontri. I più noti di questi furono quelli sotto Augustinus di Ippona a Cartagine e quelli ad Alessandria. Questi ultimi furono particolarmente brutali perché non solo morirono molte persone, ma il bellissimo Serapione di Alessandria fu distrutto e successivamente sostituito da una chiesa molto meno impressionante. Numerosi templi pagani furono saccheggiati, profanati, abbandonati a raccogliere polvere e, una volta iniziati a sgretolarsi, spesso usati come materiale da costruzione. Gli imperatori successivi avrebbero costruito sull'intolleranza di Teodosio e promulgato leggi ancora più severe contro l'antico politeismo greco-romano. La guerra culturale e la polarizzazione derivanti da leggi intolleranti potrebbero aver contribuito alla caduta dell'impero romano d'Occidente, poiché la popolazione, invece di combattere gigli invasori, era impegnata in conflitti religiosi. Per peggiorare le cose, Teodosio morì nel 395 e ovviamente non è certo da biasimare per questo, ma è da biasimare per il fatto che prima della sua morte aveva fatto dei suoi due giovani figli Onorio e Arcadio coimperatori per succedergli. Sfortunatamente però, Onorio aveva 11 anni nel 395 e Arcadio 18 e entrambi erano molto incapaci. Infatti, le azioni di entrambi, ma soprattutto quelle di Onorio, si rivelarono disastrose per l'impero romano d'Occidente e possiamo ringraziare in gran parte Onorio per la dissoluzione dell'impero romano d'Occidente. Il nipote di Teodosio Valentiniano III non si dimostrò molto migliore e questi due deboli imperatori della linea di Teodosio Onorio e Valentiniano III avrebbero regnato per un incredibilmente lungo totale di 60 anni, in un periodo in cui sarebbero stati disperatamente necessari buoni imperatori. Se un Aureliano o un Magoriano avessero seduto sul trono al posto di Onorio, la storia dell'impero romano d'Occidente sarebbe certamente andata molto diversamente. So che ci sono molti apologeti di Onorio là fuori, ma mantengo la mia visione che le sue azioni sono state disastrose per l'impero d'Occidente e spiego le mie ragioni in questo video qui. Ad est, l'inazione e la debolezza di Arcadio arrivarono nel peggiore dei momenti possibili, perché l'Occidente avrebbe avuto bisogno di un forte aiuto in questi tempi. Quindi fu Teodosio il cosiddetto grande, sotto la cui vigilanza furono poste in gran parte le fondamenta per la caduta di Roma, ha accelerato la barbarizzazione dell'esercito romano con i suoi foederati gotici. Ha consentito ai goti di fondare un regno sul suolo romano. Poi massacrò i suoi stessi foederati gotici nella battaglia di Frigido che avrebbe portato al sacco di Roma. Fu responsabile della morte di molti soldati dell'impero romano d'Occidente, indebolendo significativamente l'impero. Era un fanatico religioso, intollerante verso l'antico culto e altre forme di cristianesimo. Molti ariani furono uccisi per suo ordine. E fu lui a mettere i suoi due inetti figli sul trono romano in un momento così critico. Quindi per me Teodosio assolutamente non merita il nome di grande. Era davvero grande solo per alcuni fanatici cristiani delle prime epoche, ma assolutamente non grande per l'impero romano. Per favore, metti mi piace e iscriviti a questo video per non perdere future pubblicazioni sull'affascinante tardo impero romano. Considera di supportare il mio lavoro su Patreon o iscrivendoti a YouTube. La sostenibilità di questo canale dipende dal tuo sostegno. Onestamente, senza i nostri membri Patreon e YouTube questo canale non esisterebbe. Grazie a tutti voi che lo sostenete in qualsiasi modo. E se sei interessato a saperne di più su come esattamente è caduto l'impero romano d'Occidente, puoi guardare questo video qui nell'angolo in alto a destra. Ma se sei più interessato all'esercito romano tardo, puoi guardare l'altro video nell'angolo in basso a destra. Dico ancora grazie a tutti gli amici della storia romana, gratias Tibiago e benevalete.